Ciao, benvenuto sul mio canale e grazie per guardare questo video. Allora, ti farò vedere come suonare questo groove tipico della Motown. Re sulla corda di La al tasto 5. Questo è abbastanza un cliché molto utilizzato, cioè utilizzo il re, il suo sesto grado e la quinta. Il sesto grado di re, ricordo, è un si e il quinto grado è un la. Re. Re, si, la, si, re, si, re, si, la, si, re, si, con questo ritmo. Dopo arrivo su un sol, tasto 3 della corda di mi, e poi ho una salita, scusate, una salita cromatica fino a ritornare sul mio re. Consiglio di arrivare poi con il re con il dito 1, adesso lo vediamo. Sol, si, do, re. E poi spostare il dito 1. Allora dobbiamo fare due considerazioni sul tempo innanzitutto. Sol, si. Allora, questo è un ottavo. Il secondo dura di più, dura un quarto, però parte un ottavo spostato perché appunto il battere è sul sol. Quindi sono tutti in levare. Il si, il do ed il do diesis. Sul re ci arrivo anch'esso un ottavo prima del battere. Qua c'è poi il battere. Io non ribatto il re perché ci sono già arrivato prima, con una legatura di valore vado avanti. Proviamo a suonare solo questa parte qua, un pochettino più lenta con una batteria. In questo modo avete i vostri riferimenti ritmici. 3, 4. Battere. La seconda parte è praticamente identica, tranne per la salita. Dove vado a mettere? Sol, si, do naturale, do diesis, e dopo due sedicesimi, do naturale, do diesis, per ritornare al re. Questa volta il re va a finire in battere, perché quindi sull'ultimo re, noi andiamo all'inizio del giro. Vi faccio sentire anche questo sulla batteria lenta. 1, 2, 3, 4. Sentite che cado sulla cassa, sul re. Ultimissima cosa, vi consiglio, se riuscite, di farli un pochettino staccati questi sedicesimi. Io li faccio tutti con l'indice, un po' per finire appunto sul re iniziale con il dito 1, in modo da poter fare il giro giusto. Un po' perché sono secondo me più belli un pochettino staccati. Io poi li stoppo un po' con le altre dita, invece di. Perché nella Motown comunque si usava molto stoppare un po' per la configurazione dei bassi, per le corde che utilizzavano. Alcuni mettevano gli straccetti sotto il panno, sotto il ponte, per avere un suono anziché aperto, più moderno come abbiamo adesso. Adesso ve l'ho suonato tutto stoppato con la tecnica di Francis Rocco Prestia, ad esempio, che va a suonare tutto con un dito, tenendo il resto della mano, le altre uno o più altre dita, a stoppare.